Buongiorno! Il microfono è già aperto! Sì, The Plugger! Mi è sempre piaciuto. Quando lavoravo in discografia, io dovevo promuovere i dischi, dovevo andare anche nelle radio e avevo veramente quattro scartine, non ero uno di quelli. Promuoveva cose che avevano un grande potenziale. Molto difficile. Allora c'era un mio carissimo amico che lo saluto, si chiama Mario Nicoletti di Napoli, e non parlare male di Napoli. No, non parlare male di Napoli. Che mi diceva: Aldo Rock, tu sei il plugger, cioè tu devi attaccare la spina, capito? Spina. E io prendevo e andavo. Bene. Come te, poi ricordiamo Calandro cognome paneuropeo. Detto Calandro dalla polizia stradale. Che non no, c'è volevo mai. Dire una cosa che ti riguarda. Sì. Da oggi, credo, sul sito di Radio DJ, su www.dj.it, con quei 5 mesi di ritardo, con moltissima calma, è atterrato finalmente. No, come regalo di Natale. Come regalo di Natale. È atterrato finalmente The Frame, il video di Aldo Rock. Sì, che racconta la storia di questo telaio. Il telaio che, come Pinocchio, è stato fatto da un Mastro Geppetto, e poi racconta la storia. Più per i pezzieri. Ma è quello che è voluto rimanere in America. Lui si voleva ricongiungere con la sua madre, il ponte, perché il colore è lo stesso colore del Golden Gate. Bene, da oggi lo potete vedere. Quanto dura? Una decina di minuti? No, meno. Forse un po' meno. No, Matteo ci ha detto 7 minuti o niente. Quindi Matteo. Io ve l'ho detto. Sì, tu ce l'hai detto. Mi sembra strano perché 7 sono già troppi. Alyosha, digli qualcosa. Senti, di cosa parliamo oggi? Parliamo di come alzarsi prima dell'alba vuol dire cambiare la propria vita. Alle sette. Ma che sei? Alle sei. Qual alle è sei. La mia ora? Quella che ti dico sempre. L'ora della tigre va dalle 3 del mattino alle 5, perché per i cinesi sono strani, per loro l'ora della tigre sono 2 ore. Quindi alla fine dell'ora della tigre, mentre sei lì, pronto per fare cosa? Per dormire, per girarti dall'altra parte? No, tu ti devi alzare in fretta, subito, svegliarti e poi iniziare a fare qualcosa per te, per la tua vita. Tutti noi siamo in preda ogni tanto alla disperazione, conflitti interiori, condizionamenti, cioè come se poi adesso noi... posso dire una roba seria, è tempo di bilanci, sì, certo. Fine anno. Quando arriva il Natale, la famiglia, bilanci economici, cioè la vita, e comunque a un certo punto saltano fuori quelle che Baruch Spinoza diceva le passioni tristi, ok? Le passioni tristi cosa sono? Appunto quelle dei pensieri negativi. Però è come se noi andassimo dal medico quando ci sentiamo così disperati. Sì. È come se noi andassimo dal medico, cioè ci identifichiamo con la disperazione, no? Io sono disperato. È come se noi andassimo dal medico per curarci e gli dicessimo: io sono l'influenza. Cioè, capisci? Quindi non bisogna identificarsi con questa disperazione. Alzarsi all'ora della tigre, un'ora prima dell'alba, all'alba, comunque. Sì, però io voglio sapere, una volta al mese? No. Una volta alla settimana? No. Giorni. No, ci sono 5 regole. Tutti i giorni. La prima è prenditi un'ora prima dell'alba e cerca di non distrarti. Cioè non essere Matteo, sì. Guardatelo, è un cyber zombie, è sempre lì sullo schermo, capito? Ecco, beh, qui, come tutti, cioè, sì, come tutti noi. Cosa vuol dire? È la fine della creatività. La regola, quindi non distraetevi. Vabbè, due. I piccoli miglioramenti fatti costantemente danno grandissimi risultati, danno dei risultati sbalorditivi, ma devono essere fatti costantemente, tutti i giorni. Okay. Applicazione che piano piano ti fa evolvere. Poi, tra parentesi, e le scuse non alimentano il genio che c'è dentro di te. Sì. Hai capito? Quando tu posso trovi la scusa. Dire subito una scusa, velocissimo, sì. Aldo, ascoltami, ma se io mi sveglio alle 5, io lo faccio volentieri di fare attività fisica subito. Sì. C'è un problema.
alle ore 14 io sono morto. Non cioè io devo dormire. Non ha importanza. Non ha importanza. Poi me lo spieghi. Aspetta. Mettiamo una canzone e poi ci racconti anche le altre tre. Altrimenti non ce la facciamo. Ok? Poi mi spieghi. Di chi è questa canzone? Cosa fai adesso? Si titola così. Watch you gonna do now. Cosa fai io? No, non mai. Watch you gonna do now. Non mi hai fatto dire la regola che è importantissima, la numero 3. Ah, sì, anche la 4 e la 5. Tutte le. Ma la numero 3 è fondamentale. Ogni cambiamento, sì. Quindi alzarsi anche alle 5, ok? Ogni cambiamento è duro. Certo che è duro, ok? Ma è duro all'inizio. Nel mezzo diventa problematico. Quindi peggiora. Problematico. Certo, c'è un momento di. Ma alla fine sai com'è? Com'è? Glorioso. Sì, eh. È così. Però, questa è la vita. Come diceva un nostro amico, alla fine. Stai da Dio. Quello che voglio dire è che Aldo durante il disco mi ha dato la soluzione: andare a letto alle 9:30. Sì, certo. Se vuoi svegliarti alle 5, vai a dormire alle 9:30. Grazie al cacchio. A ritroso. La regola numero 4. Cioè, è chiaro che chi si alza a quell'ora, ma un 5% della popolazione. Sì. Ma chi è che fa la storia? Il 5% della popolazione. Diciamo anche meno. Quindi tu devi fare. Devi essere parte di quel 5% o perlomeno non devi far parte dell'altro 95%. Anzi, devi fare quello che non fanno il 95% delle persone. Punto 4 e punto 5, poi The Papardel, vai. Niente. Quando sei sul punto di mollare, sì. Beh, devi resistere. Devi resistere perché. Non l'avrei mai detto. Sì. Sul punto, il punto di mollare è il momento in cui devi continuare. Io mi ricordo questo un mio amico tanti anni fa che mi diceva sempre: dopo il non ce la faccio più, non ce la faccio più, non ce la faccio più, sai che cosa viene? Il chi se ne frega. Però io l'ho visto questo tuo amico che mollava qualche volta nelle maratone. Punto 5. Il punto 5 è questo. Cioè, quando dove sei è scritto? Sul di traverso. Sì, di traverso. Quando sei sul punto di mollare. Non mollare. Devi continuare. Un attimo, fermi tutti. C'è un vassoio. C'è una pasta fumante. All'uovo fumante con del ragù. Attenzione, anche. Quella di Natale. La pappardella di Natale, quella che precede i miei auguri di buon anno e di buona fortuna. Ragazzi, fatta in casa. Fatta in casa con le sue mani, vai. C'è anche il capitone. C'è una profonda differenza tra il vero potere e quello finto. Il vero potere non arriva mai dall'esterno. No. Puoi possedere tutto l'oro del mondo, ma se lo perdi, quel potere surrogato sparisce in un istante. Il vero potere è attivare i propri doni e poi diventare leggenda. Alzati all'alba, alzati e sgobba. Dormirai quando sarai morto. Quindi, quando trovi il tuo massimo disagio, trovi anche l'opportunità più grande, il tuo livello migliore. Inizia dove finisce la tua zona di comfort. Proteggi i tuoi sogni con un buon inizio. La vittoria suprema si conquista nelle prime ore del mattino, in cui nessuno guarda e tutti gli altri dormono. Le prime ore del giorno hanno forgiato i grandi eroi. Svegliati, alza in fretta e svolgi il tuo compito da uomo. Se non ti alzi presto, non farai progressi in nulla. Sei nato con l'opportunità di diventare leggenda. Non lasciare che il tuo fuoco sacro sia spento da cyber zombie. Gli eroi dell'umanità hanno avuto sempre poco. Dichiara guerra alla paura. Muoviti, rifletti e cresci. Tu, goccia, sarai mare immenso e oceano. Tu, se ascolti il tuo cuore, sarai eroe della tua vita. Tu, a Natale, sarai leggenda. Quella canzone che era praticamente il sugo delle pappardelle. Christmas Song, Josh Rouse su Radio DJ, le 11:52. Chiudiamo con due o tre messaggi molto belli. Dice Francesco, avio rifornitore di Malpensa. Caro Aldo, lavorando a Malpensa mi alzo tutti i giorni alle 3:30 del mattino. Vabbè, certo. Credimi, gli occhi della tigre non ce li ho più. No, ma mi rendo conto. Attenzione, quella è un'abitudine, il lavoro e tutto, ma io ti sto dicendo, è un po' come la vigilia di Natale.
mangiare, andavi a dormire, poi la mattina ti alzavi con quella gioia, con quell'entusiasmo. È per quello che ti dico che tutti i giorni è un po' difficile. Beh, certo, ma molte persone fanno sempre tutte le settimane la stessa vita e questo non va bene. Bisogna cambiare. Compromesso. Okay. Un po' e un po'. Cristian da Udine: mi sveglio da 6 anni alle 5 di mattina per correre e poi oppure andare in bicicletta. E questo stile mi ha cambiato la vita. Beh, vedi, è così. Grandissimo Aldo, lo faccio da 1 mese tutte le mattine. Sveglio alle 5 con calma, colazione per me e per i miei gatti, e poi lascio la colazione pronta per la mia signora. Vedi? Hai capito? Gli occhi della tigre nei suoi gatti. Cioè, non... è così. No, volevo dire l'ultima cosa. In questa sveglia dell'alba c'è una regola molto semplice, si chiama 20-20-20. Sì. Vi alzate alle 5, sì, in 20 minuti dovete correre, fate esercizio, saltate, fate gli scatti, qualunque tipo di attività, 5-20. 20 minuti meditate, riflettete, preparatevi profonda, alla giornata, respirate, eccetera. 5:40. Ok, 5:40 studiate. Studiate, cioè in dovete crescere, dovete potete leggere un libro, potete pensare a quello che vorrete fare nella vita prossimamente. È proprio il benessere in pillole. Muoviti, medita e cresci. Ciao. Okay. Tanti auguri. Buon Natale. Grazie, buon uomo. Natale, buon Natale. No, buon l'ultima Natale. Cosa che dicevano gli Spartani: se sudi nell'addestramento, più sudi nell'addestramento, meno sanguinerai in guerra. Ciao! Auguri! Ciao! DJ, chiama Italia.